Buongiorno a tutti, benvenuti alla contrastante di presentazione della gara per il Genoa. Come al solito spazio le domande, vostro nome e nome della testa. Grazie. Buongiorno Francesca Miccaccio, grazie. Secondo me è stata utile questa sosta, su cosa avete principalmente lavorato e chiudo con il stretto di notte con questa gara. Abbiamo lavorato tanto sulla parte tecnica che è importantissima per noi, per il nostro modo di giocare, la nostra mentalità. Abbiamo acquisito una, secondo me, migliore condizione fisica, come ha giocato la squadra per formare il gioco come era in molti stati di grazia a livello di condizione, quindi questo ha permesso di guadagnare rispetto a livello di condizione fisica. Poi abbiamo, diciamo, prima recuperato il stesso, sono recuperati, hanno prima il mappa, se in questione di lungo corso, diciamo, siamo anche di questo, questo sono veramente contenti perché averli visto meglio tanti fuori. Il Genoa è una parte di cartese perché le due squadre alla ricerca di punti per questa motivazione. Allora, il Genoa è una squadra che soprattutto nel secondo tempo è interessato, parte di rimporta. Il Perugia credo che sempre, ma in questa particolare, ambiente dovrà avere una motivazione iniziale abbastanza, un approccio importante. Siete preparati su questo requisito? Allora, non la rispondo da sicuro che è un posto di te. Ma siamo in tipo di zona e la rispettiamo. Però noi siamo nella condizione che non possiamo permetterci di nuovi differenziali nei confronti di nessuno. Quindi con massimo rispetto ci mancherebbe altro. La zona, noi siamo consapevoli che dobbiamo tirare fuori una grande partita per portare a casa il risultato. Siamo preparati bene per farlo, quindi non ci deve stare decidendo questa cosa. Ma non sono in contesto di come parte, per un tempo sì, non sono ancora in numero, perché sono in partita poi, adesso deve essere più difficile di dire, quindi dopo fare una volta non farlo, quindi a tutto secondo me molto, molto relativo. Qualche cosa che noi abbiamo preparato questa gara in maniera migliore possibile e speriamo di giocare ancora meglio. A livello fisico, poi a livello mentale, ragazzi, sono cattivi. La squadra sta bene, per quello di tutto, e io dimostrare di essere in crescita. E quando c'è una squadra di giochi come noi, in cui preferisce sempre andare a questa squadra di stagio, e anche tirare con questa squadra fondamentale. Quindi noi abbiamo guadagnato solo degli step di questo aspetto qui. La gara non stava funzionando, si è confermata a Monia, domani rispetto a un giorno passo davanti, che è come sta facendo. Poi, a posto di andare a quest'anno, noi lo facciamo questa partita. Mister, buongiorno. Buongiorno. Torino Caravella, Asse, Agenzia Stampa Italia, tipo di gruppo da Stato e Sviluppo. Ritornando alla partita di Modena, la consapevolezza e la certezza che si va fuori con questo gruppo, sicuramente si è ritrovato, è unito, sta per quello che deve lottare, sta e giustamente bisogna tirarsi fuori da questa situazione, questo sicuramente è molto importante a livello di gruppo, l'unità del gruppo. Sicuramente sì, è un gruppo coeso, compatto, non è una vita stessa parte, con un cristiano e con grandi condizioni. È chiaro che, come ho già detto, le cose si risolvono con il tempo, non si risolvono la sera mattina, perché comunque siamo rigorosi, dobbiamo ricorrere, è importante manifestare sempre che progressi e passi avanti, speriamo che venga questa comunità in storia che ci permetterebbe anche a livello di classifica, anche a livello morale, a livello, come posso dire, di fiducia, di autostima, di avere una spinta straordinaria in alto. Grazie alla mano, abbiamo visto un centrocampo veramente entrato in condizione, si è visto il miglioramento. E poi abbiamo visto un Juan tornato in una posizione più avanzata. Pensa che quell'esperimento possa essere ripetuto anche domani o era estemporaneo per la partita di domani? A me non penso che la volontà sia la testata. È chiaro che è una soluzione che noi abbiamo comunque
messo in pratica le soluzioni che abbiamo sostenendo. Non ci priveremo già a quello che è stato secondo me, ma una particolarità che ha portato un vantaggio. Siamo riusciti a sostenere il primato e comunque sono aggredito non da partecipare a questo principio, grazie al basso della metà. Sono aggredito non per non prendere il secondo delle prime prima di tutto, ma per non mentalizzare per la prossima volta quindi alla metà, alla mia questione, ho fatto due dati perché è normale che è una strada che è dotata di qualità, di palleggio, di grandi giocatori, però la misura di oggi è sempre la questione della dettaglio comunque anche questo per la famiglia, questo è un po' il principio che ho preso questa mattina. Però aggredito questo è cortista, ho detto che ho detto che sono grandi, sono nel grande, ma anche in diligenza. Buongiorno, mister Carlo Borcini, di Corriere d'Umbria. Un po' te l'ho già fatto capire prima, ma una vittoria domani, una partita così importante, contro un avversario di spessore, in casa, può rappresentare, ha la sensazione che possa rappresentare una svolta, per esempio anche il Perugia. Bella fanno una svolta, è venuto un momento come questo, no? In cui io dico che è passato. Noi siamo in crescita, questo è un campionato che non è che riesce a vincere tante partite di seguito, non ci riesce nessuno, perché non è molto rivelato e molto difficile per tutti. Per noi la presentazione di sicuramente una toccata di studio straordinaria, ora con una dimensione di autostima, come ho detto prima. Noi la vogliamo questa vittoria, la vogliamo da alcune settimane che stiamo rincorrendo. Conosciamo la priorità che si può creare la squadra che affrontiamo noi, però come sempre detto, noi dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare noi, e se miglioriamo, se accostiamo poi, perché per avvistare la mia maniera grande, la mia maniera non c'è stato importante. Però dobbiamo noi, insomma, essere più al calo dei fattori per dovrebbe cambiare la decisione. Sì. Buongiorno mister, Radio Pacini Umbria TV, le volevo chiedere questo, una squadra sicuramente in crescita, le ultime due gare in particolare hanno detto questo, i ragazzi rientrando dall'allenamento di oggi sereni, carichi, quindi vogliosi di fare bene, visto che lei è un uomo che ci ha abituato a vedere anche dei filotti, quindi noi non è che vogliamo sognare, però la stagione ha fatto delle cose enormi e il momento adesso è difficile. Paolo Pianichi da Castori 2, da quando è rientrato, sta ritrovando quel gruppo che potrebbe, quanto prima, perché noi non vogliamo assolutamente vedere che stiamo a navigare in questa classifica, quindi che può davvero prendere una nostra spedita? Allora, guardate, io non mi piace, perché ogni partita è una storia sola, ogni partita è difficile ricollegarla con quella passata, quindi però di sicuro. Dalle 4 partite strumentali di prendere, ha fatto per casa, ha fondato le due cose, non sono avversari comunque posti forti, non è prima, ma è seconda. Abbiamo fatto un tempo con il cittadino, ma adesso non mi dico che senza certo di storia, perché non avevo mai perso, visto che per noi si è fatto bene, quindi c'è una costante, ma dopo per questa parte, ci manca una vittoria importante, non nascondo, non nego che lavoriamo a tutti i costi, pur nella consapevolezza, attenzione che dopo potremo non stabilare parole, della caratura tecnica genere che rispettiamo. Però per noi sarebbe, dobbiamo fare tutto che poi ci dice che sarebbe per noi se prima di vedere il piano, abbiamo l'impegnante necessità che ce la vince la classifica, dobbiamo fare tutto. Una curiosità, ieri c'è stata da l'evento legato alla Academy, che vedere il suo punto di vista su questa bella giornata. Ma sicuramente è una bella cosa, perché comunque l'Academy significa lavorare con i giovani, poi ho scoperto ieri che il Perugia ha tante Academy, ha tanti fini che sono iscritti a queste scuole calcio, ha una struttura importante, questo significa che la credibilità ha una storia che viene ancora rappresentata, no? Questa è una cosa molto bella. Poi, ripeto, lo spesso che funziona anche da un pericolo di educazione sociale, perché non può mai diventare una cosa che vi serve, però
la tavola di Lennon Sportivi, quando non avevano gli stessi momenti valori, il calcio di Genova diventava da altre distrazioni. Quindi è una cosa che non è un piacere, infatti, anche a Borotti interessati, perché allora sta proprio da noi, è come se fosse una storia, quindi è stato molto più legato a Borotti, anche in tutti gli strutturali ambientali di cui c'è il insomma è un dominio, quindi non è sicuramente un caso e che questo può essere incoraggiato perché poi si riconosce questo tipo di attività. La settimana scorsa Bartolomei ha posto l'accento su come a centrocampo manchi un po' un certo numero di gol per cominciare anche per me questo progetto di rinforzario. È qualcosa che sta pensando anche lei e come ci si prepara per fare in modo che magari in quel reparto qualcosa possa andare a vedere per molto meno. Voglio anche vedere un business. Sarà comunque un buon fidelizzato e un buon assetto. Sia la fase di copertura che la fase di possesso palla. È chiaro che come ho detto prima, magari avere una sua autorità che aiuta anche a avere una massa, ma è profondo per risparmiare, quindi se non viene tutto, da tutto, di conseguenza, dopo aver magari il potere, deve essere il figlio, però è il figlio di abbastanza, secondo me si fa cambiare un po', ma è una cosa. Grazie a voi, non so mai.